feste, prima di arrivare a Mare Fuori c'è stato un lungo percorso e ci sono stati tanti momenti di difficoltà, ed è in quei momenti forse che è fondamentale non mollare, andare avanti nonostante tutte le complicazioni che ci possono essere. Tocca a noi, no, garantire un futuro anche ai nostri figli, di potersi sentire più liberi possibili, ma secondo me siamo in un'epoca bella dove ci sono tante iniziative per portare la salute mentale al centro, insomma, sentirci liberi di esprimerci. Vogliamo davvero creare una dimensione di ascolto con i giovani. È molto difficile riuscire a tirar fuori idee, proposte. L'abbiamo visto l'anno scorso, quest'anno ancora di più, sentiamo che questo è il modo giusto. La distanza tra le cose dette e le cose fatte, nei limiti del possibile, per quanto la politica non sempre riesce a essere immediatezza, dobbiamo poi realizzarle. Io vorrei parlare a tutti quei coetanei che come me hanno vissuto momenti di difficoltà. Perché dei vecchi devono decidere su di voi? Voi dovete decidere sugli altri. Bisogna provare, 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 come in quel famoso film. È realmente la cosa che può fare la differenza. Credere nelle proprie passioni, secondo me, è fondamentale. Possiamo cambiare questa cultura. C'è bisogno di un grande cambiamento, ma lo possiamo fare soltanto attraverso di voi. Cosa che raccomanderei a me stesso anche è quella soprattutto di credere tantissimo nei vostri sogni. La musica ha un potere speciale, che è quello di unire le persone. Penso che sia uno strumento fondamentale per farci ricordare di quanto sia importante stare insieme. Con divertimento, dobbiamo divertirci. Fate qualcosa che vi diverte e vi accorgerete che poi diventa un successo. Solo gli ottimisti cambiano il mondo. Non imitate nessuno, mettetevi in gioco, portate voi stessi. E fate moltissima attenzione a come si parla di donne, a come vi parlano donne, perché dal linguaggio nasce proprio quel seme che poi sviluppa la violenza. Non esaltate il successo come l'unica cosa importante. Non nascondete le cadute dei giovani, perché altrimenti avremo sempre più giovani che non faranno quello che è dentro di sé per paura di sbagliare. Non fidarsi troppo del talento, ma di fidarsi di più del duro lavoro, perché il talento ti può anche tradire ad un certo punto. Invece il duro lavoro porta alla disciplina, e la disciplina porta alla costruzione dell'uomo che sarai domani.